siamo in questa splendida mostra di Guido Sacerdoti alla Galleria Mediterranea che è a Napoli, a via Carlo De Cesare 60. È un'occasione per vedersi, per rivedersi e per ricontrollare questi quadri che ci parlano di un'esistenza vissuta con grande tensione etica, civile e con grande passione d'amore verso la città di Napoli e verso la natura. Guido Sacerdoti è stato sempre un uomo attento alla natura, attento ai sentimenti, e credo che questa mostra ci riveli un cuore aperto a tutti, perché Guido Sacerdoti è stato un cuore aperto a tutti. Conoscevo già l'opera di Guido Sacerdoti, ma è ancora oggi una riscoperta, perché c'è sempre qualche cosa da vedere in più. Ebbi il piacere di incontrarlo a casa sua e di vedere le sue opere, ma qui trovo delle cose che sono straordinarie. Guido Sacerdoti alla Galleria Mediterranea a Napoli. La vita, le forme, l'uomo, il medico, l'impegno sociale. E con noi Marcella Marmo. Sono lieta veramente della mostra che stiamo organizzando, che oggi si è inaugurata, perché intanto c'è stata una grande affluenza di pubblico e poi abbiamo visto anche che la sequenza di questi quadri, da quelli giovanili ai vari stili che si sono anche sviluppati negli anni, è veramente una sequenza interessante. Alcuni elementi sono sempre quelli, la pittura che viene dal colore, dalla pennellata e non dal disegno, l'importanza del colore come soggetto del quadro, il colore che trasmigra per esempio lungo la tela, ma anche abbiamo visto cambiamenti di stili, passaggi, e questi corrispondono sicuramente a delle parti della biografia e hanno poi in comune il forte talento, il talento innato, è stato scritto anche nelle pagine di commento, che l'ha accompagnato come cultura esistenziale appunto fin da molto giovane e fino agli ultimi anni della sua precoce scomparsa. Quindi sono quadri tutti armoniosi pur dentro le tensioni che ognuno di essi ha, nella tensione che tra l'altro un quadro può stabilire con l'altro, perché dei quadri così forti, così colorati, potresti non desiderare di vederli accanto ad altri. Invece la disposizione della galleria è luminosa e mi segue bene. Io poi non so altro che dire, io non sono una storica dell'arte vissuta con questi quadri a casa, mi fa piacere vederli qua. Marcella, quanto c'è di sinistra nelle opere di Guido? In queste opere di Guido la sinistra esplicitamente non la vediamo. La sinistra si vede molto nei ritratti, si vede in alcuni quadri politici, che tra l'altro aspetto il 2018 per mostrare in una mostra pubblica. Sono dei quadri sulla guerra, sulla armonia che deve venire dalla fusione della guerra, per esempio, del mare, del sole, del nudo, alcuni quadri molto belli, dove appunto l'armonia gioca intorno a dei concetti politici. Invece qui l'armonia gioca intorno a temi esistenziali, che non so quanto possa essere dedicato direttamente politico. Sicuramente il 68 è stato un grande bacino di confluenza di passioni, e in qualche modo l'armonia di Guido Sacerdoti sulla tela è sessantottina in questo senso politico. Poi c'era una frase che girava molto nel 68, io non le ho dato molto peso, ma adesso in questa domanda che mi ha fatto Bruno la devo rivalutare: il privato è politico. Questi sono quadri privati, personaggi privati, paesaggi privati, però hanno anche una tale forza espressiva che cercano altri sguardi, altri punti di vista, quindi si può dire che una pittura generosa, in questo è una pittura 68. Parliamo un attimino anche di Carlo Levi. Sì. Carlo Levi, potremmo dire che in parte anche ispirato e aspirato la forma poetica della tessitura delle tele di Guido Sacerdoti, in che misura? Sicuramente la figura di Levi e la pittura leviana anche specifica sono state
date di grande rilievo, e senza la casa di famiglia e la pittura che ha vissuto in questa casa di famiglia non venivano fuori i quadri che stiamo vedendo. Sua madre, anche la sorella Italo Levi, era pittrice, e loro da bambini, Livio in particolare, il suo cugino Stefano, che ha curato diversi saggi nei cataloghi, andavano continuamente a seguire lo zio nelle ore della pittura. E quello che entrambi dicevano, che infatti Stefano riprende anche in un catalogo, è il gesto del pittore sulla tela. Cioè Italo Levi si metteva davanti a questa tela libera, vuota, e cominciava un gesto. Da questo gesto cominciava a immaginare cosa sarebbe stata la tela. Questa è una cosa che lui amava molto, il gesto del pittore sulla tela, in una sua frase, che poi usava anche in maniera ironica, perché in realtà egli sapeva di essere, amante di questa pittura e di tendere verso, analogamente, la pittura figurativa, molto paesaggio lirico, spessore dell'uso del colore, però sapeva anche che quello era un grande pittore europeo, e lui era un pittore napoletano lassino, che non aveva propositi professionali, no, nella sua pittura. In ogni modo gli elementi sono molti, e alle volte Carlo Levi diceva: questo quadro lo potrei aver fatto io. Per esempio, un tema leviano molto originalmente percorso è questo carrubo caduto. Questo è un carrubo, la campagna di Alassio è piena di carrubi, e Carlo Levi, come è noto, ha fatto tutto un ciclo sui carrubi, che sono questi alberi che rappresentano, fin da quando in realtà gli aveva 40 anni, la senilità della guerra, della terra, scusate, che poi attende la senilità dell'uomo. Via via che va avanti negli anni, i tronchi sono la propria vecchiaia. C'è tutta una teoria della pittura anche in questo, l'indifferenziato. Quindi anche amava queste pitture, e la pittura di questo tema. Qui questo tronco è un tronco caduto, un tronco morto. In realtà è un corpo. È un corpo, questi possono essere dei semi, lì ci può essere una spalla, di là spuntano degli animali. C'è questo tema della polimorfia, è un tema leviano che anche Guido in un certo numero di quadri percorre. Surrealismo, cubismo e anche pop art. Cos'è che caratterizzava maggiormente Guido Sacerdote? I quadri molto spesso, in molti periodi della produzione artistica di Guido Sacerdoti, una consistenza matematica che fu presa dall'esperienza pittorica del zio Carlo Levi, nonché anche della madre Adele Levi, che era una discreta pittrice, e fu poi rielaborata e trasportata attraverso i sentieri degli anni 60 e 70, fino ad ammorbidire un tratto improvvisamente tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Seguì una ventina d'anni, dagli anni 80 e 90, di una pittura più piatta, che iniziava a lasciare trasparire anche degli aspetti un po' più lontani dalla realtà, una sorta di simbolismo per certi versi, fino a un'esplosione, un cambio di stile ulteriore all'inizio degli anni 2000, che seguì l'esperienza del Biao, un locale notturno affrescato da Guido Sacerdote per circa 2 anni. In seguito a questa esperienza lo stile di Guido Sacerdote cambiò completamente. La pittura esplose, i colori diventarono vivaci, squillanti. Lui stesso amava prendersi in giro, ma fino a un certo punto, parlando di pop art, quindi introdusse elementi pop nei quadri, sia per quanto riguarda le scelte cromatiche, per esempio si perse completamente il verde vegetale, continuando a trattare soggetti soprattutto paesaggistici o di nature morte. Il verde dei vegetali diventò un verde minerale, un verde smeraldo, e i rossi si fecero accesi, squillanti, e anche nei quadri venne esaltato l'elemento pop, come amava dire lui. Quindi ci sono stati molti cambiamenti stilistici nel corso di questi anni, principalmente i filoni furono 3. Questi 3 filoni che abbiamo accennato. Parliamo un po' del vomito adesso. Il
povero che fa da cornice all'essere sacerdote, all'essere un personaggio pubblico amato, amato dalla popolazione, un benefattore. Abbiamo delle testimonianze di amici e conoscenti che appunto rivolgono ancora parole calorose verso Guido Sacerdoti, questo uomo che ha impresso anche un modo particolare di vivere e di creare arte sulla vita. Come ha influito? Ha influito moltissimo, perché il uomo è stato per tutta la vita il quartiere dove mio padre ha trascorso gran parte dell'anno. E un quartiere che lo conosceva per diversi motivi, ha un impegno nel sociale, nella politica della sua prima giovinezza, negli anni 60 soprattutto, per cui ha una prima notorietà come personaggio pubblico attivo nel politico e nel sociale. Si aggiunsero presto la sua fama di medico e forse in misura ancora maggiore la sua fama di runner. Infatti lui attraversava il Vomero tutti i giorni, la mattina presto e verso l'ora di pranzo, per andare e tornare dal luogo di lavoro, l'ospedale. Arrivava di corsa, si cambiava in ospedale e poi tornava nuovamente di corsa. Quindi era famoso perché iniziarono anche a crearsi delle leggende sullo zaino che lui legava in spalla, zaino nel quale era contenuto soltanto il ricambio, perché poi arrivato in ospedale si faceva una doccia e si cambiava. Mentre invece molto spesso ho sentito persone che mi chiedevano, o chiedevano anche a lui, allo studio, se in quello zaino lui non portasse delle pietre per renderlo più pesante e quindi rendere il suo allenamento ancora più intenso. In realtà questo quartiere mio padre l'ha visto cambiare, l'ha visto evolversi, perché lui mi racconta di quando, per esempio, da bambino andava occasionalmente, una volta ne dico a Napoli, lui sciò a via Scarlatti. Oppure mi racconta ancora dei greggi di pecore, che c'era la Marinella, c'era il bosco, c'erano ancora i pastori nel Vomero. Amava moltissimo il Vomero, diciamo, la parte alta del Vomero, era molto legato. L'ho visto cambiare, l'ha visto urbanizzarsi, l'ha visto anche pieno di macchine. Era molto contento di vedere questa urbanizzazione, in quanto lui, diciamo, non tollerava molto bene le macchine, anzi sosteneva proprio che la città era stata completamente privata dei suoi spazi pedonali. La città non era più dei pedoni, ma era degli automobilisti. Lui non sopportava la strada. L'opera del maestro, che purtroppo è rimasta sul cavalletto, un'opera incompiuta, ce la potresti descrivere? Lui aveva, negli ultimi mesi, aveva composto un trittico per ricordare la Shoah. Quest'opera è stata anche esposta a pochi giorni della sua conclusione, però in realtà non si tratta di un'opera proprio ben conosciuta, nel senso che di questo trittico un elemento molto valido è la prima tela, che è stata più ragionata e composta con un maggiore tempo. Infatti mio padre non aveva mai dipinto a Napoli, ha sempre dipinto in Liguria. A Napoli ha dipinto da giovane e in quest'ultima circostanza per questo trittico. Gli altri due elementi del trittico sono stati più abbozzati. A me è dispiaciuto perché è stata l'ultima volta che mio padre ha dipinto, e non si tratta di opere che io considero veramente compiute, come invece sono per esempio quelle esposte qui o le tante altre decine, centinaia di quadri che noi abbiamo in casa. Grazie a Carlo Sacerdoti. Grazie a voi.